14%, atteso che sul territorio c'è una molteplicità di soggetti. Il problema della governance non è un problema marginale, è un problema fondamentale. Chi governa le scelte? Chi le decide e chi le governa? Perché noi abbiamo sul territorio le aree basse, i galli, gli acqua, e il problema dei rifiuti, secondo me, è uno dei problemi fondamentali che frenano, che rappresentano una delle criticità più importanti per il turismo. Ragazzi, c'è da vergognarsi a fare caso alla sporcizia dei cili stradali delle nostre periferie, dei nostri ingressi cittadini o delle strade interurbane. Ora, dicevo, GAL, aree vaste, ACO, strumenti, SAC, rete dei musei, rete della masseria, rete dei castelli. Chi governa la messa a frutto di questi strumenti, di queste idee e, permettetemi di dire, di questa passione che anima una moltitudine di operatori e di questo orgoglio di essere salentini, che è scoppiato, diciamocelo pure, negli ultimi 10 anni sulla scia di eventi i più vari. Ecco, se noi non facciamo chiarezza su questi aspetti, noi non riusciamo a intervenire sui punti specifici che riguardano il turismo, ma sui punti aspecifici che riguardano il territorio, la cui soluzione però è propedeutica non soltanto alla promozione del turismo, ma all'innalzamento complessivo della qualità della vita nel nostro territorio. Perché se noi trascuriamo questi aspetti, chi cura le connessioni tra le diverse puntualità che meritano interesse, che meritano anche finanziamenti? Permettetemi di dire, siamo in un contesto, come dire, amico, diciamo, in un'iniziativa del Partito Democratico, però su questo qualche critica anche alla Regione Puglia va fatta, perché secondo me la Regione sta favorendo la molteplicità e quindi la frammentazione dell'iniziativa sul territorio, perché quando nell'ambito della stessa area vasta si finanziano interventi di connessione interurbana su base subaggregativa delle aree vaste, vuol dire che si sta andando nella direzione di minare dall'interno il processo che si è attivato. Guardate, con grandi sacrifici sia di capitale umano sia di risorse, perché elaborare i piani strategici ha significato, da parte della regione, investire milioni di euro, ha significato attivare competenze, risorse, passioni, tempo. Ecco, vediamo di ritornare una volta tanto anche a fare il punto dell'iniziativa, perché se ogni volta ci dimentichiamo delle cose che abbiamo attivato e ne attiviamo di altre, noi perdiamo di vista la strategia complessiva. Se decidiamo qual è l'idea di futuro della Regione Puglia, qual è l'idea di futuro della Regione Salento, vediamo di concatenare le iniziative le une alle altre. Nel territorio salentino ci sono 3 campi, ma c'è un qualche modo che coordini o integri 6 campi. Le iniziative di 6 galli, ognuno va per i fatti suoi, e siccome i galli si occupano anche di promozione turistica legata all'agricoltura, beh, forse sarebbe il caso che i galli ragionassero anche insieme con le aree vaste e tutti insieme nell'ambito di una idea condivisa di sviluppo, quindi di futuro della nostra terra. Di mente stabile per vincitore di Vinci Gattini. Scusate, dicevo. Buonasera a tutti. Io sono qui e ringrazio per l'invito, per tutta la mia esperienza riguardo a una fetta di turismo che è quello del turismo accessibile. Siamo vincitori di un concorso
Civici Attivi, abbiamo realizzato un'indagine sul territorio riguardo l'accessibilità delle strutture turistiche accessibili e usciremo con una guida e faremo promozione delle strutture accessibili. E, nello specifico riguardo l'accessibilità delle strutture, volevo suggerire in termini economici, perché comunque c'è un interesse anche in quello, riguardo agli operatori del turismo, di puntare sull'accessibilità delle proprie strutture, perché laddove c'è un turista con delle esigenze particolari porta anche ad un incremento economico. Se la Puglia si distingue per tutto il territorio nazionale come regione accessibile, allora attireremo tutti quei turisti che hanno delle esigenze particolari. Accessibilità non intesa soltanto come barriere architettoniche, ma anche accessibilità per i disabili alimentari, visibili, uditivi e quant'altro. Insomma, la Puglia che diventa accessibile con un turismo in crescita proprio sull'accessibilità. Dall'indagine che abbiamo fatto emerso sul nostro territorio, sul Salento, abbiamo individuato una ventina di strutture per ogni zona, Lecce, Otranto, Gallipoli e Beura. Strutture miste, bed and breakfast, alberghi, campeggi, ristoranti e quant'altro, che offrono dei servizi ai disabili o comunque alle persone con esigenze particolari. Abbiamo chiesto se nel loro interno hanno delle figure professionalmente riconosciute, se riconoscono anche il linguaggio dei bis, il linguaggio dei segni, se i loro menu erano menu adibiti, comunque pronti per essere serviti a persone con problematiche alimentari. Abbiamo inserito tutte le informazioni in questa guida che presenteremo alla Ditta Milano. Grazie poi alla collaborazione dell'ABT e a Lecce abbiamo organizzato dei percorsi accessibili in città e abbiamo inserito i nostri percorsi nella città di Lecce, nella città di Galatina e nel programma Città Aperte. Abbiamo inserito anche nel progetto di Città Aperte i video accessibili, fornendo soluzioni ai gestori dei video su come ospitare le persone con disabilità e suggerendo di acquistare una sedia a gioco su ogni video, perché è il minimo strumento indispensabile per consentire a persone con disabilità di raggiungere l'acqua. E niente, che dire altro, cerchiamo di puntare sul turismo accessibile e di attirare a noi e alla Puglia anche questa fetta di mercato che sembra piccola però non lo è. Maurizio Manna per Lega Ambiente. Logico, come si pone? Anche perché gran parte degli argomenti sono stati trattati in maniera approfondita. Quello che ci teniamo a dire sicuramente è che se attualmente il Salento sta avendo un boom, parliamo del nostro territorio, è perché sta andando incontro ad una mutazione positiva delle esigenze del turista, che ormai è un viaggiatore, cerca emozioni. Il Salento riesce a dare delle emozioni, o qualcuno a promettere delle emozioni. Sono estremamente sintetico, al momento lo produciamo per email al gruppo di lavoro in modo che poi ci sia un contributo qualcosa, vado proprio per i punti essenziali. Chiederci oggi però se il Salento è in grado di dare una risposta a queste aspettative, sicuramente in gran parte ti chiedo una risposta negativa. E lo possiamo dire, come dire, l'ambiente che insieme ad una rete molto vasta di associazioni abbiamo lavorato e lavoriamo quotidianamente nell'allestimento dell'infrastrutturazione culturale e fisica dei percorsi di questo territorio attraverso una miriade di azioni e di progetti. Ora, la cosa che manca fondamentalmente, l'ha detto prima Remigio, innanzitutto è un coordinamento tra risorse e reti di progetti, di idee e di finanze. Penso ad esempio, una cosa per tutte, ai GAL, che sono una risorsa fondamentale, ma non una delle più ricche, sul territorio delle più effettuate, quelle che stanziano finanze in maniera più diretta. Attualmente, parliamo di milioni di euro per GAL, per capire, non è tanto, quindi sto parlando di soldi corposi rispetto a quelle che sono le realtà territoriali. Ora, il problema, il discorso è che i GAL, tu li sa, tutto quello che verrà, in che maniera sono in grado di rispondere a quello che non è strettamente l'imprenditoria privata, quello che è la qualificazione del territorio. In due parole, il turista si trova innanzitutto di fronte a un territorio